Buongiorno a tutti, ben ritrovati, 12 e 31 minuti in questo istante, venerdì 21 maggio, fine settimana in vostra compagnia, come sempre per raccontarvi le ultime cose di questa settimana, un po' quello che succederà nel weekend e anche vedere un po' quello che potrà avvenire nella settimana prossima. Infatti, come sempre, il venerdì parliamo dell'agenda digitale, degli appuntamenti del mondo del digital, i webinar da non perdere, e lo facciamo con colui che non si perde mai un appuntamento, colui che altro che al dono dell'ubiquità, ma su varie piattaforme e mondi paralleli. Parlo di Andrea Romoli. Buongiorno Andrea. Grazie, grazie. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Svegliamo il mito, cioè tu ci dici dove andare a fare, ma tu sei presente a tutti questi appuntamenti, quelli contemporaneamente, lontani da, cioè tu riesci a esserci in tutti, quindi insomma. Ne riesco ad esserci in tutti, sfatiamo questo mito, sono uno e trino. È il suo, è il superpotere di Andrea Romoli, il perfetto. Superpoteri. Cosa ci aspetta quindi questa settimana? Ok, iniziamo subito. Allora, lunedì è una settimana abbastanza ricca di eventi. Iniziamo con lunedì 24. Prosegue anche questa settimana la IO Things Week, che è una settimana dedicata a tutto quello che riguarda l'Internet of Things e mondi connessi, ovvero Edge, 5G, Advanced Reality, Virtual Reality, Artificial Intelligence, Data Analytics, per cui ci sarà una settimana ricchissima di eventi e di live streaming con speaker sia nazionali che internazionali. Questo da lunedì a venerdì, per chi vuole, a IO Things Week. Sempre lunedì inizia un'altra settimana molto interessante per i più giovani, per chi sta cercando lavoro, e è la Digital Talent Week dedicata ai lavori digitali. È un nuovo appuntamento interamente dedicato appunto al recruitment, e questa volta alla ricerca di lavoro nel settore tech and digital. La Digital Talent Week è un luogo di incontro virtuale dove appunto i partecipanti si muoveranno attraverso una mappa digitale interattiva, seguiranno alcuni live di workshop e avranno anche la possibilità di visitare gli stand virtuali delle aziende presenti. E da quello che ho letto stanno cercando almeno 100 figure professionali dedicate a questo ambito, quindi al digital e al tech. Quindi per chi vuole, Digital Talent Week da seguire senz'altro, da lunedì, per tutta la settimana. Martedì vi segnalo un evento organizzato da Invitalia, fa parte del ciclo Education by Inspiration. Sono gli incontri per far decollare la propria startup. Come vi dicevo, è organizzato da Invitalia e l'appuntamento di oggi si intitola Che bella idea! E si farà appunto un focus principale sulla validazione del business concept, in quanto uno dei punti di svolta appunto per una startup early stage. Interverranno Filippo Zanetti, che è un imprenditore business angel, Massimo Mosucci, che è responsabile di preaccelerazione di Bocconi for Innovation, Ottavia Bettucci, Francesca Santoro e Valeria Criscuolo, che sono ricercatrici, Francesca De Gottardo, che è co-founder di una startup Indelea, e Lorenzo Frangi, che è CEO e co-founder di Springa. Per cui senz'altro un panel molto interessante per chi si occupa, per chi ha una startup in fase di early stage. Mercoledì vi segnalo un webinar organizzato da Clever Connect, che si intitola Candidate Experience, innovare la selezione con le persone al centro. Quindi un webinar dedicato ad attrarre talenti, il cui fine è senz'altro molto, molto particolare, il fatto di attrarre talenti. Non è affatto semplice, e soprattutto anche trovare persone giuste per il posto giusto richiede attenzione e strategia fin dalle primissime fasi della selezione. E appunto, e questo è il servizio che viene offerto da Candidate Experience di Clever Connect Italia, senz'altro un webinar molto interessante. Sempre mercoledì vi segnalo un altro evento che è organizzato da Viscom Italia e si intitola New Experience in the New Normal, quindi sono interazioni tra realtà aumentata, virtuale e gaming. Molto attuale come tema, intervengono Manolo Turri, che è co-founder e director di Alcanoids, Anthony Vitillo, che è un Advanced Reality Virtual Reality Consultant,
Fabio Viola, che è un videogame designer, e oltre al tutto Simonetta Pozzi, che è corporate storytelling Interessante. specializzata. Sì? Molto, molto interessante questo, ne Sì. parleremo poi nella seconda parte anche di questo New Normal, forse il nostro ospite potrebbe essere molto interessato a questo E webinar, allora ne appunto, parliamo dopo. giovedì e venerdì vi segnalo l'evento organizzato da Ninja Academy, che è N Conference 2021, Unbreakable Company, ed è un evento gratuito che si pone l'obiettivo di raccontare storie, strategie e visioni di aziende che sfruttano appunto il digitale e la tecnologia e che si sono dimostrate unbreakable. Ci sono oltre 25 top speaker, tra cui Bruno Bertelli, che è il creativo più premiato al mondo, Fernando Machado, che è il pluripremiato direttore della comunicazione di Burger King, Matteo De Monte, che è autore di Chinaman, un secolo di cinesi a Milano, Bellissimo e libro. tanti altri che troverete all'interno appunto, sul sito di End Conference. Sì, esatto, di End Conference. Venerdì appunto prosegue sempre End Conference e poi si chiude la settimana con una tavola rotonda sul tema della salute attraverso l'intelligenza artificiale. È organizzato dal FinTech District in collaborazione con Copernico e appunto è dedicato alla salute. Interverranno tra gli altri Giorgio Bramati, che è Chief Information Officer di YOLO, e Lorenzo Frollini, che è CEO di PyWallet. E con questo ultimo Insomma, appuntamento una la linea settimana bella finisce. ricca, una settimana davvero davvero bella ricca. Complimenti Andrea. Sì. Tutto questo e molto di più lo troviamo su Startup Italia nel tuo articolo settimanale, giusto? Esattamente. Andrea, Come allora, buon tutte le settimane. weekend, Anche a voi. ci vediamo settimana prossima, allora, va bene? Va bene, grazie. Ciao, buon Grazie mille weekend a davvero Andrea tutti. Romoli, grazie mille, buona giornata. Continuiamo con quel momento di pausa che arriva all'interno della nostra trasmissione, che è quell'incursione poetica firmata dalle foche parlanti. Quest'oggi è il turno di Francesca Ferraro con appunto l'incursione poetica di quest'oggi. Sono grata al mio passato che percorre le pene, le volte che ho finto di vivere. Ha imparato la mia vergogna a memoria, a dare spazio nell'armadio alle sottovesti ricamate con le ortiche. Sono grata al presente, al mare che ha spalancato verso il cielo una parola che amerà di più la galassia. Avrò pietà per ciò che ho conosciuto, pietà per il silenzio, per il catrame dissipato dietro ai muri. Sono grata al bianco di un rettangolo, a ciò che mi riscalda nel campo che non vedo. Una poesia di Antonietta Agnerre. Grazie mille a Francesca Ferraro, grazie mille alle foche parlanti. Questa è l'incursione poetica delle foche parlanti che in ogni nostra puntata arriva a metà, diciamo, del nostro cammino per darci quel momento di respiro, di riflessione, grazie appunto alle bellissime parole che le foche parlanti scovano o scrivono per noi. Andrea Romani ne ha parlato prima in uno dei webinar che ha nominato la new normal, questa nuova normalità di cui dobbiamo cominciare a farci i conti e ad accettare, insomma, che le cose sono leggermente diverse da prima, ma sono appunto la nuova normalità. Tra queste c'è ad esempio l'utilizzo sempre più massivo del digitale nelle connessioni e nell'usufruire ad esempio di alcuni servizi o ad esempio di alcuni spettacoli. In questa direzione va il nostro prossimo ospite che ha creato un vero e proprio luogo in cui poter vedere, assistere e seguire dei veri e propri spettacoli teatrali online. Parliamo di Massimo Fiocchi Malaspina, buongiorno, direttore d'orchestra, Buongiorno. direttore di coro, ma soprattutto inventore, diciamo, mi piace ancora questa parola, mi piace la parola inventore, di OnTheater.tv. Esatto. Buongiorno, grazie per questo invito. Sì, io sono nella vita, diciamo, faccio, spero di fare ancora il direttore d'orchestra e maestro del coro. Lavoro in diversi teatri italiani come direttore d'orchestra e come maestro del coro.
All'inizio di questa emergenza, chiaramente, io ho guardato con preoccupazione a quello che sarebbe stato il futuro del mio lavoro. A fine febbraio dell'anno scorso, come per tante attività, sono saltate chiaramente anche per me alcune produzioni, alcune recite che avrei dovuto fare in teatro. La prima era il 7 marzo del 2020 e riflettendo un po' su quale poteva essere il futuro di questa situazione, insomma, ho ipotizzato che la cosa sarebbe andata avanti molto. E nel frattempo, dai primi giorni della pandemia, c'è stato un fiorire sulla rete di contributi necessari, importanti, belli, da parte di artisti di vario genere, artisti, io mi occupo soprattutto di lirica, di artisti lirici, di artisti di prosa, di artisti pop, che hanno dato il proprio contributo e hanno fatto sentire la propria vicinanza al pubblico attraverso streaming più o meno homemade di spettacoli e streaming di spettacoli anche molto 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 belli. Allora mi sono detto che esattamente come avviene per il calcio, come avviene per lo sport in generale, per il fitness, per il film, perché non proporre la visione di spettacoli in streaming a pagamento? La realtà Infatti, dei no, video. nei primi giorni insomma, era proliferata veramente una offerta pazzesca di però, contenuti tutti gratuiti, cioè veniva regalato praticamente il lavoro magari di mesi, anni di qualcuno, regalato Esatto. così sulla rete anche in maniera abbastanza un po' dozzinale, buttata lì, quando andava bene era una diretta Facebook se non peggio. E tu dici invece no, perché Esatto. se si corre a cercare di trovare ripari per trovare il modo di pagare le dirette Non ti sportive, sento. se c'è modo appunto di fare qualsiasi tipo di diretta e i contenuti sono a pagamento, perché no pensare anche a dei contenuti a pagamento, una piattaforma fatta apposta per usufruire del tutto quel mondo, diciamo, che è il teatro, no? Perché poi non è Esatto. solo teatro, giusto? Voi fate tante varie, quel mondo lì del teatro, ma non solo recite, giusto? No, esatto, noi ci rivolgiamo a, cioè, ospitiamo gli spettacoli che tendenzialmente vengono realizzati in teatro, quindi danza, opera, prosa, ma anche spettacoli per educational, quindi spettacoli per bambini, tra cui tantissimi spettacoli per teatro di figura, tantissimi spettacoli burattini. Abbiamo diverse compagnie che hanno già trasmesso con noi degli spettacoli. E On Theater si pone soprattutto come, cioè noi siamo, è vero che siamo un'impresa perché ci siamo dovuti costituire e tra l'altro l'intervento di Andrea è stato molto interessante per me ascoltarlo perché noi siamo una startup, noi siamo una startup innovativa che si è costituita a giugno 2020. Durante la pandemia non è stato neanche facile, tra parentesi, costituirsi, oltretutto. No, non è stato facile, abbiamo trovato molta disponibilità anche da parte della Camera di Commercio che erano veramente interessatissimi alla nostra attività, si vede che per loro è una cosa particolarmente strana. E quindi ci hanno seguito con attenzione e nel 26 giugno del 2020 noi abbiamo aperto On Theater SRL con una startup innovativa. Quindi siamo sicuramente una startup, ma la nostra mission è quella di fornirci, cioè di proporci come servizio per teatri, singoli artisti, compagnie che attraverso la piattaforma possono e hanno potuto avere un income, un indotto economico dal loro lavoro anche durante questi mesi. Cioè noi siamo riusciti poco tanto a riconoscere a quelli che hanno trasmesso con noi insomma, un incasso che altrimenti non avrebbero avuto in questo periodo. Perché appunto questa è la domanda fondamentale, la sfida è quella. Chi è disposto a pagare un biglietto per andare a teatro? È disposto a pagare un ticket per vedere una diretta su un portale o per rivedere on demand uno spettacolo su un portale web? Allora, questo è quello che ci eravamo chiesti noi e ti dico da subito, noi naturalmente lavorando, dico noi perché la piattaforma On Theater l'ho pensata e realizzata e la sto amministrando con Lucrezia Drei, che è una cantante lirica, diciamo, noi sicuramente stiamo dalla parte del teatro dal vivo perché facciamo questo mestiere, perché vogliamo tornare in parte torneremo in quest'estate a calcare il palcoscenico, insomma. La bellezza e l'unicità di una rappresentazione dal vivo è ineguagliabile. Però, d'altra parte, la realtà dei video esisteva, non l'abbiamo inventata noi, esisteva da anni. Semplicemente abbiamo appunto, come dicevi, dato la possibilità di vendere, di realizzare un incasso parallelo, in questo caso durante la pandemia è stato esclusivo, ma diciamo parallelo, per quello che è il proprio lavoro. Allora, il pubblico ha iniziato lentamente ad abituarsi ad acquistare biglietti e ero un po' preoccupato all'inizio, eravamo preoccupati perché
il nostro pubblico, il pubblico del teatro, della musica classica, è un pubblico un po' insomma, anziano, diciamo, un po' di over 40 mediamente, e quindi eravamo preoccupati che anche questo potesse essere un ostacolo. Invece abbiamo scoperto che con il tempo anche tantissimi affezionati, abbonati ad alcune compagnie, ottantenni, novantenni, si sono appassionati a vedere gli spettacoli dal vivo, tanto che ora, stamattina ho fatto una telefonata con una delle compagnie che ha trasmesso con noi, stanno ripartendo con gli spettacoli dal vivo, ma su richiesta di alcuni abbonati anziani, trasmetteranno parallelamente anche in streaming, trasmetteranno con noi, perché gli abbonati si sono affezionati a vedere da casa, ma a rivedere da casa, perché se noi pensiamo che, dicevo prima, la bellezza di vedere uno spettacolo dal vivo è ineguagliabile, ma i teatri d'opera sono molto grandi. Pensa a vedere un'opera dall'ultima fila della seconda galleria, in fondo. È bellissima la sensazione, chiaramente. È bello ritrovarsi, è bello scendere durante l'intervallo a vedere gli amici, questo è ineguagliabile. Ma se uno si vede quest'opera e poi magari a casa ha la possibilità di rivedersela con dei primi piani, con un audio, adesso l'audio è veramente perfetto, incredibile, alcune riprese sono veramente incredibili. Quindi si aggiunge, quello che è un'esperienza ulteriore rispetto all'esperienza dal vivo. Senza contare che attraverso lo streaming noi stessi, che abbiamo selezionato alcuni spettacoli, siamo riusciti a vedere degli spettacoli di compagnie siciliane, sarde, che se dovessero venire, noi stiamo a Milano, se dovessero venire a Milano sicuramente andremo a rivedere, perché abbiamo visto il valore. Quindi secondo me l'esperienza dello streaming, dello spettacolo, non va assolutamente vista come alternativa allo spettacolo dal vivo, ma come un potenziamento di quello che può portare lo spettacolo dal vivo. Ecco, lungo questa strada, lastricata di gigabyte e bit, hai incontrato anche Teatro 2.0, con cui avete messo in piedi una rassegna molto interessante che proprio in questi giorni si sta svolgendo, giusto? Prego, prego. Esatto, ti ho perso e spero di non parlarti sopra. Mi senti? Sì, ti sento, vai pure, prego. Perfetto, allora, ottimo. Sì, Teatro 2.0, diciamo, noi guardiamo sempre con grande interesse a chi si mette nel solco dello streaming a pagamento. Teatro 2.0 è una realtà che è proprio partita all'inizio di quest'anno trasmettendo live. Quindi spettacoli che venivano davvero realizzati in diretta e il pubblico ne poteva fruire in diretta nella serata preposta. Hanno organizzato alcune insomma, riprese live di spettacoli che noi abbiamo reputato veramente molto, molto interessanti perché recitavano artisti molto, insomma, noti come Alessandra Faiella, come Rossella Rapisarda, come Benedetta Borciani e come Erika Urban. Teatro 2.0 ha realizzato, oltre alla messa in scena, diciamo, in streaming dello spettacolo, anche delle stupende interviste realizzate da Luca Cecchelli con gli artisti durante alla fine della rappresentazione. Quindi c'è questo ulteriore pregio di questi contenuti. Quindi, quando siamo venuti a sapere che Luca Cecchelli e Roberto Piano stavano organizzando questa stagione live, li abbiamo contattati e abbiamo proposto una collaborazione, ovvero loro hanno mantenuto lo streaming in diretta su Reclama TV, che si è occupata della realizzazione delle riprese, e abbiamo proposto loro, con grande gioia da parte loro, da parte di tutti gli artisti, di riproporre on demand gli stessi spettacoli. Quindi, attualmente sulla nostra piattaforma sono a disposizione 5 spettacoli della rassegna Teatro 2.0 andati in onda live, l'ultimo dei quali è qualche giorno fa, il 12 di maggio, con Erika Urban, uno spettacolo meraviglioso su Mia Martini. E il pubblico che non ha potuto vederli in diretta live può rivederli on demand su On Theater, iscrivendosi e pagando il biglietto, la cui gran parte andrà chiaramente a Teatro 2.0 e ai singoli artisti. Insomma, direi che è un'ottima soluzione, appunto, soprattutto come già tu sottolineavi, che non deve morire in realtà con la fine della pandemia, ma anzi potrà essere di grande supporto a quelle produzioni che potranno superare confini, essere riviste più di una volta. Quali sono quindi, qual è secondo te il futuro di On Theater.tv?
Allora, il futuro è che ci saranno spettacoli, secondo me, nei prossimi mesi, in cui a causa del contingentamento del pubblico, i teatri potranno garantire la possibilità di vedere gli spettacoli dal vivo a meno pubblico. E quindi, dato che molti sono attrezzati, molti teatri, molte compagnie sono attrezzati, hanno acquistato in questo periodo l'attrezzatura per realizzare ottimi video di qualità e anche live, io credo che un prossimo futuro sarà parallelo tra lo spettacolo dal vivo e la trasmissione in streaming, live o on demand. E poi credo che ci sarà una importante riflessione per quanto riguarda la problematica enorme dei diritti connessi. Cioè, io come artista, quando firmo un contratto, fino adesso, firmo un contratto con il teatro e praticamente cedo a vita tutti i diritti sulle possibili riprese di questi spettacoli. Ora, questa cosa, finché gli spettacoli sono gratuiti, ci può stare, ma in realtà non ci può stare, lo dico da artista, perché di fatto il mio lavoro in qualche modo va ad incrementare le visualizzazioni, il marketing, diciamo, del singolo teatro, e a me non torna niente come artista. Quindi secondo me ci sarà nel futuro, non prossimo, ma nei prossimi anni, ci sarà una riflessione importante da parte di tutti quelli che fanno questo mestiere riguardo ai diritti. E quindi credo che andrà da sé che ci sarà verrà in qualche modo normato quello che è lo streaming. E credo, spero, e anche che si tenderà sempre di più verso uno streaming che riconosca delle piccole percentuali agli tipi di artisti coinvolti nei video, e in qualche modo verrà sempre meno, spero, la diffusione gratuita di spettacoli, perché questo non porta a niente, ma non tanto a livello economico, secondo me crea una cattiva percezione di quella che è la nostra professione. Questo è importante sottolineare. Questo lo facciamo, cerchiamo di sottolinearlo da marzo, quando abbiamo aperto l'anno scorso, insomma, la demo della nostra piattaforma. Quello che facciamo noi, adesso questo ti farà sorridere, ma spesso mi capita di, quando parlo con le persone, dico: io cosa fai nella vita, il musicista? E ti capita di sentire: ma no, di lavoro cosa fai? Qual è il Eh mio sì. lavoro? Sono musicista. Capito? Il Sono un fatto di essere giornalista, ti spesso. posso capire. Sono un giornalista, ti posso È uguale, è uguale. capire. Quindi il fatto di distribuire il nostro lavoro gratuitamente in una fronte di una piccola quota, dà questa cattiva percezione. Chiarissimo. Chiarissimo. Massimo, senti, io ti ringrazio tantissimo allora. Grazie mille davvero per averci fatto conoscere la tua realtà. Dacci bene le coordinate per poter arrivare su Allora, OnTheater. sì, la piattaforma si trova a www.ontheater.tv. E chi volesse guardare la homepage e vedere cosa proponiamo, l'homepage è in continuo rinnovamento, ci arrivano spettacoli settimanalmente. Non ci sono abbonamenti e non ci sono canoni. Chi vuole si Si registra paga il singolo. gratuitamente e si compra lo spettacolo. E ha tempo 28 giorni per attivarlo. Nel momento in cui lo avvia, ha tempo 48 ore per guardarlo e riguardarlo. 8 giorni per gli spettacoli kids, quindi i bambini hanno più tempo per riguardarsi. Perfetto, va bene Massimo. Allora, grazie mille davvero. Troveremo comunque nei link, nei miei commenti. Ho già messo, vedo già che la mia producer ha messo il link al vostro sito così che si possa approfondire tutto quanto. Grazie mille davvero e Grazie complimenti per lo mille. spettacolo, allora, non per la trasmissione. Grazie, grazie, grazie per l'intervista. Grazie a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie mille Grazie. davvero a Massimo Ciocchi Malaspina, grazie mille di OnTheater.tv. Grazie anche a voi tutti che ci avete seguito. Io ve lo ripeto, Massimo mi ha alzato questa palla e non posso che schiacciarla, che anche Milano News è completamente gratuita, ma che se volete, in realtà sul nostro sito c'è un bel pulsante donazioni su cui potete aiutarci, non tanto per farci diventare ricchi, perché quello ormai abbiamo capito che non sarà il nostro futuro, ma per fare in modo che insomma sempre di più si possa raccontarvi al meglio la nostra città, e insomma gli studi e tutto un costo ce l'hanno, quindi cercate di capire che anche solo un euro da parte di tutti voi che ci state seguendo potrebbe davvero cambiare il volto di questa città, il volto di Milano News e l'informazione sempre più puntuale che possiamo darvi. Io vi ringrazio davvero per averci seguito e vi auguro un buon weekend. Domani, mi raccomando, esce la puntata del sabato di In Tasca, il podcast con le notizie più importanti della settimana, e potete scaricarvelo e ascoltarvelo su Spotify, Apple Music, Spreaker, Google Podcast, insomma un po' ovunque, potete partire anche dal nostro sito. Io vi ringrazio tantissimo, grazie mille per avermi seguito, buon weekend e a presto.